pioveva su tutte le langhe. La sua San Benedetto, mio padre, si pigliava la sua prima acqua sottoterra. Come la mia famiglia si è scesa alla mira di mandare un figlio, me, a servire lontano da casa, è un fatto che forse io sono ancora troppo giovane per capirlo da me solo. Ci andava male. Lo diceva la misura del mangiare, il risparmio che facevamo della legna. Tanto che tutte le volte che vedevo nostra madre tirare fuori dei soldi e contarli sulla mano per spenderli, io tremavo. Tremavo veramente. Come se mi aspettassi di veder cascare la volta dopo che le è stata tolta una pietra. Nostro padre vendette mezza la riva da legna e anche quel prato che avevamo lungo Belbo. Ma il denaro di quelle vendite non ci fece pro. Andò quasi tutto a pagare le taglie e a far star bravi i canonica che non ci togliessero il credito alla censa. E allora che i nostri si indebitarono con la vecchia maestra Fresia di quelle 100 lire che hanno poi scritto il destino di mio fratello Emilio. Andò a studiare da prete nel seminario di Alba. Avevamo potuto scalare sì e no 2 scudi dal debito con la maestra. E lei, trovandosi con un piede nella tomba e senza nessuna necessità di riavere le sue 100 lire, c'era venuta una sera in casa, dire ai nostri, che ci rimetteva il debito se le mandavamo il nostro Emilio a farsi prete. E non solo ci rimetteva il debito, ma ci passava 1 scudo al mese per il suo mantenimento in seminario e qualche altra lira l'avrebbe fatta sborsare al parroco. Emilio non disse niente. Come niente dissi io davanti a Tobia Rabino, che diventava mio padrone. I vecchi dissero di sì abbastanza in fretta. A me toccò che andavo per i 17 anni e a dispetto della carestia di casa nostra pesavo 7 miria, ero tanto grosso d'ossa. Quando mi misi a dormire quella notte, sapevo che l'indomani nostro padre sarebbe andato al mercato di Niella, ma da solo. Sicché mi diede uno scrollone la sua voce nell'oscuro della prima mattina. Agostino, levati. Vestiti da chiesa. Non dirò sicuramente che fu un presentimento. Tutto capitò come se io fossi un agnello in tempo di Pasqua.
Andare ai mercati mi piaceva. Ed è ad un mercato che ho avuto la mia condanna. Non successe subito. Potei girare ben bene il mercato di Niella e mi incrociai più di una volta con l'uomo della bassa langa, che un'ora dopo m'avrebbe tastato le braccia e misurato a spanne la schiena e contrattato poi con mio padre il mio valore. Disse Tobia Rabino: vi do per lui 7 marenghi l'anno. E mio padre: me l'ho pagato un marengo per mirria che pesa. Io pensavo solamente, in mezzo a tutte quelle parole, che mia madre a casa lo sapeva ed era come se fosse lì con noi sul mercato di Niella. Mi sembrava che mio padre e Tobia giocassero a gridare e la voce più forte è quella di mio padre. Si toccarono la mano e Tobia disse ancora: se mi contenta gli regalerò un paio di calzoni per ogni Natale che passa a casa mia, ma non fateci subito calcolo, non lo metto nei patti. E fatelo lavorare! Gli gridò mio padre, ma la sua non era crudeltà verso di me, ma solo una sfida a quell'uomo della bassa langa a spezzare col lavoro la razza dei Braida. Partii per il pavaglione una settimana dopo, a piedi, per la strada insegnatami da Tobia. Mi sentivo nelle vene sangue d'altri che avevano già servito. Poi Tobia si pigliò la prima botta sulle orecchie. Una sera che mancava poco a cena, invece di chiamarci a mangiare, sentimmo la padrona lamentarsi forte tutto d'un colpo e poi gridare che perdeva sangue. Quando fummo tutti in cucina, ci disse che non aveva la forza di tenere e neanche d'andare da solo a coricarsi. I suoi 3 uomini la portarono su, mentre io mi fermai al fondo della scala, ma poi Baldino mi gridò che sopra c'era bisogno di chiaro. E allora salì col lume. C'era un odore di donna che passava sopra l'odore delle patate stese sull'ammattonato. Rabino, sono andata, ma adesso son belle ferma. Hai voluto non prendermi la servente, ma adesso vedo. Non me ne hai mai parlato di prenderti una servente. E se te ne parlavo, tu mi caricavi di nomi e magari di botte. Ma che uomo sei se non ti accorgi che avevo bisogno di una servente per tirare avanti? M'hai sempre adoperata come se fossi una macchina di ferro, ma adesso vedi che sono solo di carne ed ossa. Lui si piegò sul letto e ridendo le disse: ma hai paura di morire? Sono pronto a giurare.
assicurare che aveva riso e parlato con buona intenzione, solo per rinfrancarla. Ma lei lo capì per uno scherno e da distesa pigliò a schiaffeggiare a due mani la faccia china di Tobia, che fissato lì dallo stupore non ne schivò neanche uno. La padrona si toccò un po' sotto la coperta, poi tirò fuori le mani, se le mise sugli occhi e così da cieca diceva che doveva aver perso la nozione di chi c'era nella stanza. Adesso sì che mi prenderai la servente, adesso che m'hai rovinata. Hai cominciato a rovinarmi fin dal principio. Ti ricordi quando dovevo comprare la prima volta? Era il mio primo e lo sapevi bene che il primo non è mai cavaliere. No, signore, m'hai fatta sgobbare quando mi mancava solo più un giorno. Ricordati sempre, Tobia, che m'hai fatta lavorare dietro al fieno, che io perdevo già l'acqua. Allora Iano si strinse la testa fra le mani, come se volesse staccarsela e buttarla via. Fece così un giro su se stesso, poi si fermò puntato a Tobia e gli gridò: ma vigliacco di un padre, ma lo sai che io ti ammazzo con un pugno! Mentre la padrona cominciava a gridare, Tobia disse a Iano: ah, che bel gesto che faresti, eh? Uno giovane come te a picchiare un vecchio come me. Ma parlando, si era chinato alle patate e quando si ridrizzò aveva un falcetto in mano e gridò: adesso li voglio vedere i tuoi gran pugni, bastardo! E si gettò su Iano. Senza che fosse urtato, io lasciai cadere il lume. Tra me e Valdino, imbalsamati dalla paura, passò Iano che scappava e Tobia dietro col falcetto alzato. La padrona aveva la forza di urlare ma non d'alzare la testa. Baldino balbettava. Io quando li sentii finire le scale, correre in cucina, mi sbattei alla finestra e vidi Iano scappare rasente alla casa, mentre Tobia si fermava sull'uscio abbassando il falcetto. Andai a dirle che Iano si era salvato, che aveva preso per il bosco. Lei si segnò, poi mi disse: di a Tobia che t'apra il credenzino, c'è del lardo, te ne tagli un bel pezzo che tu abbia almeno da cena. Ma io non osavo accostare Tobia solo per parlargli di mangiare, e poi lo spavento mi aveva addormentato lo stomaco. Non m'era mai capitato di trovarmi così vicino a veder correre il sangue. E poi quando scesi, Tobia non lo trovai più. Mi passò accanto Baldino, ma non si fermò con me, andò dai peri a stare e pensare per suo conto. Potevo ritirarmi nella stalla, ma era una bella sera da godere almeno un momento, e così girai la casa per farmi due passi all'oscuro sulla strada di Mango. Ma girata la casa vidi subito Tobia. Era seduto sul tronco a ridosso del muro, proprio sotto la finestra della stanza sua e della padrona. Si teneva la testa fra le mani, si parlava da solo, ma non potevo sentire niente di quel che si diceva per via dell'aria che portava subito via le parole. Dopo un minuto alzò la testa e parlò forte, ma forte come uno che volesse farsi sentire fin sulla langa di Castino là in faccia. Disse: già, io non sono mai andato con la pancia per terra, io mai, lo sanno tutti che faccio una vita più bella dei preti. Io mi sono frustato tanto come te, solo che io non ne parlo mai, e se mi viene del male lo nascondo per forza che sia. Ma cosa ti credi? T'è passato di mente che ho 62 anni e che lavoro tanto che altro che perderà il sangue se avessi anch'io il buco da perderlo? È giusto che parlavi del fieno? Lo sai cosa vuol dire alla mia età tagliare il fieno da quando il sole si leva, quando si corica?
Da giovani come i tuoi figli e con la rugiada sono tutti buoni a tagliare, ma quando il sole viene alto il fieno mette il pelo volatino, allora sì che il fieno ti domanda quanti anni hai. Ecco, se per la questione del fieno. Stette come ad aspettare che la padrona gli rispondesse dalla loro stanza, ma niente venne da lei. Salì invece dal rittano la voce di Iano, che faceva suo padre: assassino, assassino, sei un assassino. A te ti dico solo questo, prova domani mattina a trovarti sul lavoro, ti dico solo questo. Aspettammo tutti che Iano rispondesse, ma non si fece più sentire dalla basso. Invece sull'aia si era messo a gridare Baldino per far star zitto il cane, che la voce lontana e sfisonomiata di Iano aveva aizzato. Tobia tornò a sedersi sul tronco. Lo sentivo sbattere la lingua per rifar saliva dopo quella gridata. E poi disse, ma più piano: qui mi tenete tutti per il vostro aguzzino. Ma lo sapete il perché io tiro e vi faccio tirare e non vi do niente di più del necessario. E se anche fallisco nei miei piani, dovrete sempre ringraziarmi per avervi insegnato a star male oggi per non star peggio domani. E non venite a dirmi che peggio di così non si può stare, perché io ci metto poco a mostrarvi il contrario. Vi contassi di uno che da bambino gli è morto suo padre e se lo prese in casa un suo zio dalle parti di Cravanzana e lo faceva tirare, che al paragone voi siete dei signorotti, e a mezzogiorno gli diceva: se non mangi pranzo ti do due soldi, e bisognava pigliare i due soldi, e a cena: se vuoi mangiar cena mi devi dare due soldi. Ero mica io quel bambino là, voi non avete mai provato niente. Arrivò la voce della padrona. Diceva a Tobia di andare a coricarsi, che era in piedi dal rompere del giorno, ma che prima mangiasse qualcosa, si bevesse un uovo. Quant'è che non senti il gusto di un uovo? Oh, povero disgraziato. La servente arrivò prima dello sperato. Veniva dalla langa di Castino ed era ancora parente di Tobia, quantunque parentela passata sul raspo. Si chiamava Fede e andava per i 18 anni. Siccome per questa ragazza io avevo allora un pallino in un'ala, si potrebbe credere che ancora adesso io la faccia meglio di quel che fosse. Eppure la verità che era una ragazza piena di finezza, che sapeva fare e figurare meglio di tutte le ragazze che c'eravamo abituati noi. Giovane com'era, aveva già visto le sue che metà bastavano. Aveva 3 fratelli, ma 2 le erano già morti.
tutte e due di tifo, uno dietro l'altro. I suoi di fede capirono tardi che l'etamaio era troppo vicino al pozzo. E poi avevo una sorella più vecchia, ma con la tisia. E io ho creduto di capire che proprio per lei Fede è andata volentieri da servente. E invece ne son venuto in niente. Ebbene, nel pieno della malora, e che la vita m'era diventata insopportabile al Pavaglione, dove non potevo far mezzo passo senza darne il naso in qualcosa che mi ricordava Fede, la ruota diede un giro e io ebbi un colpo di fortuna, il primo in 20 anni che ero al mondo. I nostri zii di Monbarcaro, coi soldi che non sapevano più dove metterli e non buoni a passare il resto della vita a goderseli da signori, aprirono una censa anche a Monesiglio e per chiamarne un altro chiamarono mio fratello Stefano da primo garzone. Stefano non aspettava altro che lasciare la terra che tanto era diventata troppo bassa per la sua schiena, e io, era il mio sogno tornarmene a casa a farla andare io. Feci fagotto e salutai bene e meglio che tutti gli altri la padrona. Poi dopo non mi voltai più, neanche là dove si comincia a calare da Benevello e si perde la vista del Pavaglione. I quasi 3 anni che ci avevo speso me l'ero già dimenticati, quasi che fossero un'elemosina. Ho fatto quel ritorno come la cosa più bella della mia vita. Era la mia vera festa. E ad Arguello mi fermai all'osteria, comandai una bottiglia di moscato e me la bevetti tutta per festeggiarmi. Mi sembrava di tornare come un soldato, non da permanente, ma proprio dalla guerra. La casa era malandata, il tetto era tutto da ripassare, il muro verso Belbo gonfio come la pancia di uno che ha il male dell'acqua, e dalle impannate ci sarebbe passato un lupo altro che il vento. Ma mi sarei dato da fare anche come muratore, come falegname. Pure la terra era tutta da ripassare. Ma adesso le avrei fatto sentire la mia vanga. Ma stasera, senza volerlo, ho sentito mia madre pregare. Per paura che io fossi in casa e la sentissi, è andata fuori, si è inginocchiata vicino al primo palo della vigna. E così l'ho sentita dire: non chiamarmi prima che abbia chiuso gli occhi a mio povero figlio Emilio, poi dopo son contenta che mi chiami, se sei contento tu. E allora tieni conto di cosa ho fatto per amore e usami indulgenza per cosa ho fatto per forza. E tutti noi che saremo lassù, teniamo la mano sulla testa di Agostino, che è buono e si è sacrificato per la famiglia e sarà solo. Franco Oliveri.